Siamo in compagnia di Mauro Cioffi al termine dello scontro tra Sporting Montesacro e Atletico Vescovio, 5-2 per voi, oggi per te una doppietta, è importante trovare la seconda vittoria consecutiva, adesso sono 16 punti nelle ultime 5 partite, 5 risultati utili consecutivi per lo Sporting Montesacro che è lanciato nella parte alta della classifica. Commenta un pochino com'è andata la gara e il periodo di forma della squadra. Sì, penso dobbiamo continuare su questa scia positiva, ci stiamo allenando bene, prepariamo bene la settimana con il mister e stiamo facendo bene, continuiamo così su questo passo e vediamo dove arriviamo. Noi puntiamo a salire, puntiamo alla vetta, poi se gli altri vincono tutte saranno stati bravi, ma noi fino alla fine ce lo giocheremo. Girone di promozione che vede tante squadre in pochi punti, sarà una lotta sicuramente fino all'ultima giornata, è importante non perdere scontri diretti, importante non perdere punti in generale. Prossima giornata, trasferta per voi contro la Polisportiva Tecchiena, cosa vi aspettate da quella partita? Sì, sappiamo che andiamo a giocare su un campo di terra, quindi non sarà facile, sarà una battaglia, però ti ripeto, dobbiamo continuare a lavorare così come stiamo facendo e continuare a fare questa scia positiva. E niente. Oggi per te diciamo doppietta, il primo gol davvero rapace perché hai approfittato del regalo poi di fatto della difesa dell'Atletico Vescovio, non era facile però stare lì e approfittarne, secondo su calcio di rigore ti sei sentito di tirarlo? Sì, no, sono contento per i gol, dobbiamo continuare così, il campionato è lungo e dobbiamo continuare così su questa strada. Allora grazie ancora Mauro, complimenti a te e a compagni e che l'augurio è quello di proseguire in questa direzione. Grazie a voi, buona domenica.